cerignolaviva.it, siamo qui con l'avvocatessa Mirra per un altro appuntamento con una chiacchierata con consigliere d'opposizione. Lei si è candidata nella lista Sgarro Sindaco nelle ultime amministrative. Ecco, che cosa le ha spinto a candidarsi nella lista Sgarro Sindaco rispetto al PD? Che poi ricordiamo che la sua lista ha ricevuto molti più voti rispetto al PD locale. Sì. C'è da fare una piccola premessa, non ho scelto io in quale lista candidarmi ovviamente, innanzitutto non facendo parte del Partito Democratico era chiaro che la mia candidatura non poteva, come dire, far parte di quella lista, perché fanno parte appunto i militanti, insomma i serati del Partito Democratico. Perché Sgarro Sindaco? Non ho scelto io di inserirmi lì, è stato un invito da parte di Tommaso, lo vogliamo anche un corteggiamento, ma non un'imposizione. Ho conosciuto Tommaso dai tempi del liceo, quindi questa cosa mi ha permesso di nutrire già nei suoi confronti grande stima, e questa stima poi l'ho risentita tutta quando, ritornata a Cerignola, Tommaso era stato da poco nominato segretario del partito e quindi c'era un suo comizio. E passando così, passeggiando per il corso della città, il corso Aldo Moro, dico, mamma mia, finalmente un comizio dove non si urla, finalmente un comizio dove vengono trasferiti i contenuti, finalmente un comizio che ha una visione di città. Quando a febbraio del 2015 si è elaborato per l'iniziativa START nella zona industriale, con l'intenzione realizzata poi, quella cioè di mettere a punto un programma politico condiviso, beh, io ho fatto parte di quei tavoli tematici ed ero seduta al tavolo della legalità. Per cui fare parte di quel progetto in maniera così viva e sentita, il contagiamento di Tommaso, poi voglio dire, è stato da me accolto, nel senso che dico, va bene, allora prendiamoci la responsabilità e ci sono anch'io, ti sostengo, ci metto la faccia per te. Quindi quello è stato il mio impegno nei confronti della città di Cerignola. Sgarro Sindaco perché? Perché oltre a Tommaso c'era poi una schiera di ragazzi che avevano un sogno probabilmente simile al mio, cioè quello semplicemente di vivere in una comunità, ecco, semplicemente senza troppe verità, ma semplicemente questo di ricostruire una città che evidentemente è evidente quanto sia lacerata proprio nelle relazioni. Noi volevamo un cambiamento, ma non l'abbiamo chiamato cambiamento, perché il cambiamento a volte può anche essere in peius e non in meius, quindi però è quello che è appunto nelle nostre intenzioni. E le nostre intenzioni qui sono state, appunto, come hai detto tu all'inizio, confermate dalla cittadinanza. Avete ricevuto un larghissimo consenso. E poi questo è successo, che nei 15 giorni successivi, e questa è storia che non lo dico certo io, la città è stata avvelenata, si è arrivati poco lucidi alle urne. Poi la nostra città, come un po' tutti gli elettori, a volte sono un po', come dire, si fanno un po' trascinare da quelli che sono gli umori, da quelle che sono le situazioni del momento, quindi non abbiamo ancora una coscienza elettorale forte che ci fa prendere coscienza di quello che si vuole, di quello che si è, di dove si vuole andare insieme. Io sono stata eletta, è stata la prima eletta nella lista Sgarro Sindaco, poi per un senso di cavalleria al contrario ho ceduto il posto a Mario Renzi, infatti è lui il capogruppo. E devo dire da parte mia con tanta sorpresa, non immaginavo essere io la prima eletta di quella lista. Tra l'altro volutamente non ho fatto 6x3, se non fare qualche bigliettino negli ultimi giorni, perché c'è Anna Maria, i Santini devi pur fare, già questo nome mi metteva angoscia, vabbè, facciamo quei Santini, li ho voluti fare in carta riciclata, ci ho voluto scrivere almeno un messaggio sotto, scrivendo fate in modo che questi bigliettini non sporchino la strada, saremo consigliere, quindi come dire, io donna con tutte voi donne al comune di Cerignola. Era stato questo messaggio, non lo so. L'esperienza Sgarro Sindaco è un'esperienza bellissima, dove nessuno si impegnava per se stesso, ma era un impegno veramente per il gruppo, a sostegno di Tommaso. Arriviamo al 14 giugno. Sì. La città ha scelto, lei comunque è diventata consigliere d'opposizione. Sì. La sua attività politica, sì, come consigliere d'opposizione si è rivolta verso vari temi, tra cui anche il sociale. Sì. Ci può spiegare bene e meglio i progetti dell'attività sua politica? In generale la mia presenza in consiglio comunale, a tutti i consigli comunali, è quella di curare
fortemente quello che è l'aspetto formale, curare fortemente quello che è l'esempio da trasferire alla città. Il Consiglio Comunale è un microcosmo di quello che è il grande cosmo, riferito ovviamente a Cerignola. Il Consiglio Comunale non ci possiamo permettere atteggiamenti non dignitosi, uno, del ruolo che si riveste, e due, non dignitosi dell'essere rappresentanti di una fetta di popolazione che ci ha votato. Ogni qualvolta in Consiglio Comunale i toni vengono... scendono a livelli bassi, il Consiglio Comunale e l'amministrazione ha fallito, fallisce ogni qualvolta la forma offesa. Poco serve cantare un inno di Mameli con enfasi, orgoglio e quant'altro, se ogni qualvolta che c'è un contrasto deve divenire pretesto per sceneggiare, perché di quelle volte si parla. E allora il mio impegno, prima ancora che nei contenuti, è di forma, perché poi non possiamo pretendere civiltà per strada se il Consiglio Comunale fallisce. Nel particolare io faccio parte di due commissioni, la commissione servizi sociali e la commissione sicurezza e legalità. Per quanto riguarda i servizi sociali, dove il presidente è sempre così d'opposizione, appartenente però a Forza Italia, uno degli ultimi incontri da me voluto, fortemente voluto, ha avuto come punto d'ordine del giorno di voler mettere sotto i riflettori la struttura presente in via Napoli del Dopo di Noi. Era il 5 febbraio quando mi sono resa conto che in un Parlamento una deputata del PD aveva presentato questo disegno di legge sul Dopo di Noi, e quindi dico vabbè, ok, però qui qualche struttura mia ce l'abbiamo, e quindi ho chiesto al presidente Curiello di convocare una commissione consigliare per parlare di questo argomento, per sapere l'amministrazione in tal senso che progetti ha, come intende muoversi. Abbiamo tenuto due commissioni monotematiche su questo argomento, addirittura una lì dentro, perché il mio obiettivo è, spingendo anche l'assessorato in tal senso, di mettere a frutto quella realtà. Non può rimanere chiusa una struttura che potrebbe invece fare del bene a questa collettività. E in un altro contesto, in un'altra occasione, sempre in questo argomento, ho chiesto all'amministrazione comunale con un'interrogazione per quanto riguarda l'assistenza alla comunicazione, ma il mio interesse era proprio quello di capire ma questo servizio come funziona, è in grado di assicurare a tutti livelli alti di assistenza, se non lo è cosa si può fare per migliorarlo, quindi senza voler puntare il dito contro nessuno, semplicemente per capire, perché dalle carte dal comune non riuscivo a capire quel servizio da chi veniva svolto, a chi fosse indirizzato, insomma volevo capire di più. Mi rendo conto che ogni qualvolta si fa una domanda legittima si crea un attimino di suspense, ecco, diciamo così. Purtroppo come opposizione ne possiamo fare ben poco, anche come numeri siamo davvero pochi. Il mio compito mi sento che è sempre quello di monitorare e di mettere in evidenza quello che succede, quello che non succede. Io faccio parte della commissione ieri presieduta dal Buonavita, persona consigliere che ha tutto il mio rispetto, però voglio dire, siamo lontani sul modo di vedere. Io non posso assolutamente condividere un impegno di spesa per una 3 giorni sull'addestramento delle armi ai corpi militari, cioè dico, cosa serve? Qual è la ricaduta sulla cittadinanza? Cioè il cittadino singolo da questa 3 giorni che cosa ne prende, cosa ne ricava? Però rispetto a quello che dire che l'amministrazione fa, ma non lo condivido. Lei è stata anche presidentessa di varie associazioni, tra cui anche l'associazione di Suor Paola, Servi Inutili, sì. La Suor Paola è una donna forte, è una donna forte che ha a cuore la
crescita di, una di un paese. Ha una vocazione politica surfare, nel senso che non permette, ecco, che l'uomo si perda, e quindi è una suora che va per strada, è una suora che è combattiva, ma è combattiva davvero, e nel silenzio, nella semplicità, nell'umiltà. È una suora che è arrivata a Cerignola, io non ero ancora a Cerignola, ed è stata mandata, ecco, anche nei campi di Tre Titoli, o a lavorare nella Casa della Carità presente sul piano delle fosse, ed è una suora grande che si rimbocca le maniche sempre, con una capacità di organizzazione, e a volte non è facile gestire le problematiche degli immigrati, non è facile per due ordini di ragioni, per una assenza a volte di risorse, e a volte anche per una richiesta disorganizzata da parte di chi ha bisogno di aiuto. E in questo marasma Rupala davvero ha bisogno di aiuto, e questo aiuto gli viene dato dai volontari di cerignolani, che devo dire sempre si dimostrano poi dotati di grandi sensibilità, ma a volte c'è bisogno di una maggiore organizzazione. Gli immigrati a Cerignola sono una risorsa per me, sono una risorsa e sono il futuro, come lo siamo tutti, per cui davvero è bello poter pensare di costruire insieme un'idea, una visione di quella che è la Cerignola fra 10 anni. Tre Titoli è una borgata, ma come ce ne sono tante, e io spero che nel tempo, con l'impegno di Suor Paola e l'impegno di chi orbita attorno a Suor Paola, queste distanze possano ravvicinarsi, perché altrimenti facciamo la carità, facciamo la solidarietà solo per, come dire, per tenere a posto le nostre coscienze. Invece non è quello, è qualcosa di più e di più forte. Adesso entriamo in un'altra tematica, okay, un po' alta, che è la maternità assistita. La capacità tecnica è un'attitudine dell'essere umano, altrimenti non avremmo avuto la ruota, semplicemente. Cioè, questa capacità tecnica però deve corredarsi con quella che è quello che è il funzionamento della natura, del sistema all'interno del quale l'uomo ne fa parte. Io credo sempre nel fatto che quando bisogna approcciarsi ad un argomento, ad una tesi, ad una qualcosa da conoscere, bisogna, ecco, indagare, scendere nella etimologia della parola. Prima dell'intervista facevo i complimenti sulla scelta del nome Cerignola Viva. Sì. E inseto nel nome l'obiettivo, la mission di questo lavoro. Ecco, maternità surrogata o utero in affitto sono due termini che da un punto di vista lessicale, linguistici, fanno delle contraddizioni enormi. Certo. Utero in affitto giuridicamente non esiste. Altrettanto parla di maternità surrogata. Surrogata che cos'è? Surrogato è qualcosa di simile ma di qualità... Sì. Meno pregevole, una qualità più bassa, quindi parlare di maternità surrogata per me è già un ossimoro, maternità surrogata. Quindi già il fatto che i nomi siano questi mi fanno mettere sul chi va là, ecco, per capire. E poi da giurista, da donna, faccio un altro ragionamento e dico, c'è sempre da mettere sul piano della bilancia quello che sono i diritti e gli interessi. E nei diritti bisogna fare un bilanciamento, quindi comprendere qual è il diritto che ha un peso maggiore rispetto all'altro. E da questo bilanciamento uno poi trae delle proprie considerazioni. Non dico quale sia, dov'è la realtà e quale sia, ma dico che però bisogna impegnarsi nella ricerca di questo. Riguardo a quanto si è detto sui figli che nascono da queste pratiche, io vorrei cancellarle con una spugna se fosse possibile, perché questi bambini comunque sono nati. Il passato lo vorrei dimenticare, sono nati questi bambini, hanno diritto a vivere, dimentichiamo come sono nati, però impegniamoci a capire come devono nascere gli altri. E poi sull'adozione. Io credo fortemente che l'uomo vive di relazioni sociali, l'uomo è un animale sociale, diceva Aristotele, quindi ha bisogno delle relazioni. Ogni qualvolta c'è un bambino abbandonato, una persona abbandonata, l'umanità ha fallito. Quindi da queste premesse che ognuno giunga a delle considerazioni, io le mie personalissime ce le ho, ma le metto nella mia intimità. Il primo anno di amministrazione che adesso viene a compiersi, tra un po', come lo reputa lei con...
pregi e difetti ed eventualmente anche qualche cosa da cambiare secondo il suo punto di vista. I pregi sono quelli di un'amministrazione che, avendone l'obbligo, comunque si impegna. Il come, ripeto, è opinabile. Si impegna nel senso che cerca di fare delle cose. E bene o male sono tangibili. Seppur non ne condivido la priorità, la scala di queste cose che vengono realizzate. Ma ci mancherebbe. Sei al governo, delle cose devi pur farle, quindi questi sono i pregi. Il fatto che comunque la presenza fisica in comune c'è, cioè qualcosa si fa. Quello che io non condivido, o quelli che sono i difetti di questa amministrazione, è che in un anno la città non è cambiata. Non avevamo previsione, chi potrebbe cambiarla in un anno, sembrerebbe insomma avere la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Però è una città che soffre di due grandi tragedie, che questa è una città sporca, una città dove la questione rifiuti, la questione sicurezza, sono questi i due grandi mali che ammorbano Cerignola. Su queste due problematiche, sulla questione per esempio della criminalità, dell'insicurezza che si vive, su queste tre grandi tematiche l'amministrazione non sembra dare una sferzata, un impegno convinto o feroce, se fosse possibile. Faccio un riferimento, penso alla tribunale. Sì. Penso al tribunale. Io dico la sede, ma io non sono io, tutti avremmo voluto che continuasse, cioè proprio il tribunale, va bene, io vorrei che quella sede continuasse a essere un presidio di sicurezza sul nostro territorio. Certo. Un presidio di sicurezza, è vero che sono le attività culturali, sociali a volte che garantiscono il vivere sociale in sicurezza, ma lo facciamo in altri modi o con altre forme. Quel presidio lì, quella struttura, quell'edificio doveva servire, deve servire a questo. È un'amministrazione che per quanto si impegni, ripeto, non cura quella che è la forma. La forma, e parlo di, lo dirò sempre questo, perché io non posso accettare da parte del primo cittadino degli scivoloni, chiamiamoli così, degli scivoloni che a volte hanno dell'offensivo nei confronti degli altri cittadini da parte dell'opposizione, nei nostri confronti, e quindi molto spesso c'è stato detto in consiglio comunale: vi concedo di fare opposizione. Questo è grave perché l'opposizione non è, come dire, il nemico della maggioranza, l'opposizione è il controllore dell'operato della maggioranza. L'opposizione è, come dire, se non c'è l'opposizione non c'è democrazia. Quindi questa frase non è tanto offensiva, voglio dire, nei confronti di Tommaso Sgarro che l'ha ricevuta, ma va a minare quello che è proprio il concetto stato di democrazia. Cioè, in una città, da parte diciamo, di una città che ha bisogno di comprendere invece i meccanismi di questo, è fondamentale. Per quanto riguarda noi, il nostro lavoro di consigliatura è un lavoro per certi aspetti che forse, come dire, ci impegna particolarmente, sia perché è la prima esperienza, e quindi la prima esperienza consigliare ti porta a dover anche studiare, ti porta a stare attento, ti porta a sentire appunto la responsabilità e ti porta anche a sentirti parte di un gruppo consigliare. E quindi da parte nostra c'è proprio l'impegno di fare un'opposizione costruttiva sempre, ma con il dovere di denunciare delle strutture che spesso notiamo. E ad un anno penso che il lavoro fatto dal gruppo consigliare del centro-sinistra, per certi aspetti forse è un po' l'unica opposizione forte di questa assise del consiglio comunale, è un lavoro che ha stimolato
che ha stimolato e che stimola quotidianamente anche il resto della cittadinanza. In quest'ultimo caso facevo riferimento all'iniziativa di creare un comitato finalizzato a sensibilizzare il voto al referendum del 17 aprile sulla questione delle trivelle, no? Da Facebook si nota come c'è un'abbondante partecipazione e senso di appartenenza. Lo vediamo anche quando è stata la questione dell'ospedale, no? Che siamo stati vicini alla cittadinanza, e quindi questo voler fare opposizione costruttiva significa sentirsi un po' parte del tutto. Lei è stata candidata anche all'inizio come suo lavoro di opposizione come consigliere da parte di parità, ecco, di parità di genere. La domanda è degna di risposta, perché le motivazioni qui sono già state, cioè sono note, ne ho spiegate in ben due comunicati. La prima motivazione del mio rifiuto è relativa al fatto che consigliere di opposizione con delega alle pari opportunità, un po' la cosa stride. Accettare significava rinunciare o comunque aggiungere ulteriore responsabilità a quello che è già il mio impegno nei confronti appunto degli elettori, ma soprattutto, per come la intendo io questo ruolo, io ho ringraziato l'avvocato Franco Metta e il sindaco per aver pensato a me, anche se avrei preferito un attimino essere avvisata prima, o quantomeno una consultazione prima. È stata un po', ci ha spiazzato tutti, perché il consiglio comunale ha fatto questa nomina in consiglio comunale, quindi dico, ma perché a me? Tra l'altro io non avevo presentato nessun curriculum, quindi non sapevo come il sindaco conoscesse le mie conoscenze e competenze al riguardo, quindi perché Anna Maria Mirra? Ma nel ringraziare ho detto, io metto a disposizione le mie presunte conoscenze e capacità sul tema all'interno di una commissione. Tra l'altro il trend delle commissioni è stato ben, come dire, condiviso, inaugurato, se vogliamo, da questa amministrazione, perché se no ci sono, come sai, ben commissioni di studio, per cui una in più non fa sicuramente male su un argomento che richiede invece una concertazione, che richiede una conoscenza più approfondita. Non certo la presenza di un consigliere, tra l'altro di opposizione, unitamente al sindaco, secondo me potevano rappresentare le carte, ecco, vincenti per fare di questo tema un tema di studio prima e di azione dopo. Per questo ecco il rifiuto, perché l'ho trovato, l'ho considerato inefficace a monte. Per cui il mio no, che non è stato un no di chiusura al 100%, ma è stato un no nella misura come mi era stata prospettata, ma era un sì se all'interno di una commissione. All'interno di una commissione tutto il mio impegno, la mia messa a disposizione di conoscenze e di capacità su un tema importante e per certi aspetti poco forse conosciuto, inesplorato sul nostro territorio, e sulla parità di genere non solo, ma anche come pari opportunità a tutti. Io ci tengo fortemente a che venga detto consigliera piuttosto che consigliere, o assessora piuttosto che assessore, per dire la sensibilità a questo tema, dalle piccole cose che poi non sono esaustive, ci mancherebbe, però ecco, questo il mio impegno continua anche nelle piccole cose relativamente formali, e poi in tutto ciò che faccio, che mi impegno a fare nel migliore dei modi, spero, l'interesse per le pari opportunità sono sempre, ecco, una delle priorità, ecco, a cui far riferimento. Poi perché? Era il primo consiglio comunale, sono il secondo, ma erano i primissimi consigli comunali, e quindi insomma accettare un incarico del genere significava per certi aspetti non avere il tempo di consolidare invece un gruppo consigliare che aveva invece la necessità di consolidarsi per poter dare alla città una risposta di opposizione compatta e senza nessuna sbavatura, perché poi ho immaginato cosa poteva pensare il cittadino
come può percepire, come può interpretare, perché noi questo dobbiamo chiederci. Ogni azione che ognuno di noi fa, di là del ruolo che si riveste, ha una ricaduta sugli altri, perché certo, è come una catena, ognuno è responsabile dell'anello che lo precede o che è dopo. Sì, sì. Quindi se io accetto, la gente cosa fa? Ho io possibilità di spiegare le motivazioni che tra l'altro non condivido, quindi non aveva senso quella. Certo. Quindi spero che l'avvocato Franco Metta, sindaco, non si sia offeso di questa cosa. Da parte mia c'è sempre grande rispetto e considerazione, ma non mancherò mai di dissentire e di dire le mie considerazioni quando non condivido assolutamente le azioni che gli altri mettono in campo, se sono specialmente, se non sono il meglio per la città. Quindi perfetto, grazie mille avvocatessa. Grazie, e arrivederla alla prossima, ci auguriamo grazie di avere sempre sui grazie, grazie.